Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e anche oggi ragazzi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite. Parliamo finalmente della patch 15.20 con tutti i bug fix, quindi confermata sia questa che la 15.30. Vediamo anche uno delle grandi misteri di questa season, il piccone del Mandaloriano, e parliamo anche di una skin che sta per essere rimossa, oltre anche alla skin del signor Greg. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator, Xuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella. Mi ha distrutto le orecchie con questo nuovo microfono per non perdere nessuno dei miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento. Mi ha distrutto le orecchie la campanella. Argomento di oggi che si tratta proprio dell'update 15.20, ragazzi, la nuova patch che è stata confermata nella prossima settimana. La vedremo molto probabilmente martedì o mercoledì, ma la cosa interessante è che abbiamo già delle informazioni per quanto riguarda i bug fix. Come vedete, ragazzi, riattiveranno finalmente il movimento sotto la sabbia, che ha veramente veramente stufato il fatto di non esserci. Metteranno anche in ordine tutte le quest che purtroppo non vengono mostrate nella parte alta di sinistra, che appunto ci serve per capire a che punto siamo arrivati con le quest da 15.000 punti. Sistemano poi la barra dei gold, che ancora mostra il numero 0 a volte, ma non si bugga comunque, poi ve li ridà, e poi alcune skin che purtroppo non si vedono molto bene in game. Come vedete ragazzi, nell'immagine che stiamo guardando in questo momento è confermato appunto l'arrivo della patch nella prossima settimana, perché la patch 15.20 è stata messa negli staging server. Questo appunto ci garantisce il fatto di vederla finalmente online e disponibile. Tra l'altro avete appena visto un'altra immagine molto interessante, che è quella dei pack ancora criptati. Sì, è vero, perché ci sono dei pacchettini ancora poca roba, 7 mega, 10 mega, 1,27 mega, che non sono mai stati decriptati dalla patch 15.10. Quindi non sappiamo se per caso ci verranno resi disponibili per il prossimo aggiornamento o altrimenti resteranno sempre segreti. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché c'è anche un'informazione direttamente dal tweet di Fortnite Competitive che parla del Friday Night Bragging. Praticamente hanno fatto delle modifiche e spostato di un'ora l'orario di inizio del torneo competitive. Vi ricordo ragazzi che per due venerdì al mese c'è appunto il Friday Night Bragging, quindi se volete partecipare in terzetto, vi ricordo ragazzi, si giocano sempre in terzetto questi tornei competitive con i vostri amici che hanno la vostra stessa il vostro stesso dispositivo. Mi raccomando, attenzione, perché l'orario viene spostato di un'oretta, niente di che, ma mi raccomando. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché tutti quelli che si chiedevano: ma il Mandaloriano, anche se una volta arrivati a livello 100, lo si sblocca completamente per quanto riguarda gli stili? Vi ricordo ragazzi che l'incarico Beskar finale lo si ottiene solamente raggiungendo il livello 100, e automaticamente viene sbloccato anche il backpack del Baby Yoda, che poi non si chiama Yoda. Ora una fila di commenti di quelli che mi diranno come si chiama correttamente. Avrà anche come outfit un piccone. Il problema è che non sappiamo ancora in che modo verrà ottenuto, ma alcuni dicono che potrebbe essere uno dei premi di quelle ricompense che si vedono nella sezione apposta con i punti di domanda. Comunque io un gameplay ce l'ho del nuovo piccone e ve lo voglio far rivedere immediatamente. Come vedete ragazzi, il piccone è molto molto bello, sembra proprio che il cecchino del Mandaloriano, quindi
quello che possiamo trovare uccidendo appunto il Mandaloriano in game, in qualche modo poi diventi anche il suo piccone. Ovviamente l'immagine è la stessa perché fa da cecchino, ma probabilmente verrà utilizzata appunto anche per farlo diventare il suo piccone. Davvero molto molto bello, e direi anche che è stato super azzeccato, perché non vedo quale altro piccone poter dare a questa skin. Non appena saprò come ottenerlo, non vi preoccupate che lo saprete anche voi. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché Greg, youtuber, vi ricordo, spagnolo, milioni di iscritti, è finalmente confermato con la sua Icon Series, quindi un nuovo outfit che sarà appunto dedicato a questa figura di spicco del mondo degli youtuber e degli streamer di Fortnite. Tra l'altro vi chiedo scusa perché ho pubblicato su Instagram ieri un'immagine che pensavo fosse la sua, in realtà è solamente un concept, non è stata ancora resa ufficiale l'immagine, non sarà questa, ma in realtà non ci si allontana tantissimo, perché quella che vi sto facendo vedere in questo momento, questa immagine con un collage di altre piccole immagini, sono invece tutte ufficiali, dette proprio da Greg, quindi ve ne avevo già parlato almeno un mesetto fa. Come vedete, in poche parole, la skin che vi ho fatto vedere poco prima è praticamente uguale. I capelli sono bicolor, abbiamo il torso nudo della skin, ma potrebbe essere uno stile. Alcuni dicono che sarà anche vestita, e il logo di Greg nella parte centrale appunto del torso. Abbiamo semplicemente delle informazioni che dicono avrà i capelli rossi e neri, sembrerebbe che nel primo stile non abbia la maglietta, abbiamo già avuto delle skin svestite tra virgolette, e avrà il logo di color giallo oro del Greg. Tra l'altro, insieme alla sua skin era stato fatto, a quanto ho capito, anche una specie di contest, perché ci sarà anche un emote. Il problema è che l'emote che ha vinto il contest è stato vinto dal signor Pier Giovanni Gianfrancesco Giangianni, che è questo signore qua. E voi direte: perché Pier Francesco Giovanni Giangianni Mazzanti viene dal mare? Non è possibile che faccia l'emote. Ve lo faccio vedere, perché il balletto, ragazzi, è questo. E devo dire che, sebbene l'inizio sembra normale, poi mi va un attimino ad andare nel simil volgare. Quindi il signor Gian Giovanni, che lo vedo bello pienotto, direi che nonostante abbia vinto il contest, Epic Games ha detto che non era proprio il caso che inserissero nel proprio Battle Royale un emote del genere, quindi staremo a vedere ovviamente quale sarà anche l'emote che arriverà con il set di Greg. Insomma, ragazzi, ancora un po' di pazienza per la patch, le news ovviamente è difficile trovarle, ma sempre qualcosa io trovo per voi. Vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando, non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su, iscrivetevi ai miei canali, e a me mi trovate già adesso in live su Twitch. Ciao!